Buongiorno, allora torniamo all'argomento principale, perché poi la questione extracampo, dossieraggio eccetera avrà sicuramente degli sviluppi, naturalmente noi saremo pronti a commentarli. Torniamo alla vecchia questione, alla questione attuale, alla questione di cui si parla praticamente ogni giorno, cioè quella relativa a Massimiliano Allegri. Scanavino ha appena dichiarato: abbiamo la decisione realizzata bene, poi si è messa male, siamo in un momento di difficoltà, abbiamo fiducia nella squadra, nell'allenatore. Allora, ragazzi, c'è chi ci legge naturalmente una conferma di Massimiliano Allegri, ma bisogna contestualizzare le parole che si esprimono, cioè mancano 9 giornate alla fine del campionato. La Juve ha il grande obiettivo da raggiungere, che è quello della Champions, e un obiettivo collaterale per il quale nessuno si spaccherà la testa se dovesse mancare, ossia la Coppa Italia, perché l'obiettivo primario è quello dell'accesso in Champions, ve l'ho già detto un sacco di volte, ok? Ma è normale che Scanavino in questo momento dica: abbiamo grande fiducia nella squadra dell'allenatore. Se dovesse dire no, non abbiamo fiducia né nella squadra né nell'allenatore a 9 giornate dalla fine, beh, ragazzi, pensate un po' agli effetti che avrebbe un'affermazione di questo genere da parte di un altro dirigente della Juventus. Quindi il leggere in queste parole una conferma sicura per Massimiliano Allegri, se mi permettete, mi sembra una forzatura, un po' tanto una forzatura. Cioè bisogna capire anche il momento nel quale certe frasi vengono espresse. Diverso sarebbe stato il caso se lui avesse detto: con Allegri stiamo parlando del rinnovo e siamo molto vicini al rinnovo. Questo è un altro discorso. Ma manifestare una fiducia nella squadra e nell'allenatore a 9 giornate dalla fine, con un obiettivo primario e un altro da conseguire, mi sembra più che normale, altrimenti distruggi un ambiente, distruggi un allenatore, distruggi la squadra. E naturalmente i risultati a questo punto praticamente te li scordi. Cioè bisogna anche sapere un po' leggere tra le righe, e non solo da parte di chi non fa questo mestiere, ma anche e soprattutto da parte di chi fa questo mestiere. L'altra indiscrezione era quella relativa al comportamento di Giuntoli, che avrebbe rassicurato Allegri che sarebbe rimasto o che rimarrà sulla panchina della Juventus se verrà centrato appunto l'obiettivo Champions. Anche qui, ragazzi, bisogna sempre ripetere l'operazione di prima, E è un momento cruciale per la squadra ed è normale che dal punto di vista mediatico esista anche una strategia comunicativa per fare in modo che si mantenga una certa compattezza, gruppo, squadra, allenatore, eccetera, per raggiungere quell'obiettivo, ok? Al di là del fatto che non c'è una dichiarazione pubblica di Giuntoli su questo argomento, sono indiscrezioni da verificare, verificate, non lo sappiamo. Il fatto è che la Juve deve centrare quell'obiettivo, dopodiché si siederanno ad un tavolo. E il discorso è anche qua molto semplice. La Juve non può proporre ad Allegri un eventuale rinnovo a quelle cifre, a 7 milioni più 2 di bonus netti, sarebbero 10, 11, no, se non so, 12 lordi, bene il calcolo non lo so fare. La via di mezzo potrebbe essere proporgli una spalmatura di questi 7 milioni in 2 anni,
quindi Allegri dovrebbe decurtarsi metà stipendio nella prossima stagione e prendere la parte successiva in quella dopo. A me sembra una situazione molto, molto delicata, molto dubbiosa, perché bisogna capire se Allegri accetterebbe una proposta di questo genere, bisogna capire se la accetterebbe, perché probabilmente lui si aspetta una proposta di rinnovo che non è ancora arrivata, una proposta di rinnovo alle stesse cifre. E al tempo stesso, se dovesse essere esonerato, sono dell'idea, credo, che lui pretenderebbe l'intero pagamento dell'ultima annata, al netto del fatto che poi non possa accasarsi da un'altra parte nel frattempo e quindi arrivare ad una risoluzione consensuale del gruppo. Ma è una situazione molto intricata, perché c'è una baracca da raddrizzare che riguarda anche, ma scopro l'acqua calda in questo momento, che riguarda anche riportare quella compattezza che dopo la partita con l'Inter, prima con l'Empoli e poi con l'Inter, si è praticamente dissolta all'interno del gruppo squadra e del gruppo squadra con l'allenatore. Perché se no non si spiega tutto questo, e credo solo con una fragilità caratteriale non è sufficiente da spiegare. Diciamo che il fatto, ma è una sensazione che ho io, il fatto che sia crollato l'obiettivo campionato ha fatto riemergere probabilmente delle problematiche all'interno dello spogliatoio di rapporti che prima, grazie all'obiettivo comune e insperato all'inizio, cioè il poter lottare per lo scudetto fino a tre quarti di stagione, ecco, era stato mascherato. Cioè, questo rapporto, diciamo così, non troppo idilliaco, era stato mascherato dall'obiettivo comune. Salta l'obiettivo, certe situazioni, certe problematiche anche personali probabilmente sono risaltate fuori. Ripeto, è una sensazione che mi sto dando io. Quindi il lavoro della società in questo caso sarebbe duplice: non solo lavorare sull'allenatore, ma lavorare anche sui giocatori, oppure decidere, se tieni l'allenatore, di privarsi di certi giocatori. Non è una questione semplice, ragazzi, non è una questione semplice. Io resto della mia idea, della mia sensazione, che questo sia l'ultimo anno di Allegri sulla panchina della Juventus. Ci sono troppe cose da sistemare, e le sistemi in un modo solo, repulisti, o da una parte o dall'altra. Non tutti, ovviamente, però ci sono giocatori che sono in evidente disaccordo, no? con l'allenatore, uno su tutti, no? Non faccio il nome, ma insomma penso che sia abbastanza evidente. Aspettiamo, attendiamo, tanto voglio dire, i giorni passano, siamo oltre la metà di marzo, domani è primavera, tra l'altro, e quindi bisognerà arrivare a una conclusione, perché la Juve, tra l'altro, attenzione, ultima annotazione, il mondiale per club l'anno prossimo comincia il 15 di giugno e finisce il 13 di luglio. Il 30 di giugno scadrebbe il contratto di Allegri, se non viene rinnovato scade il contratto di Allegri il 30 di giugno, se viene confermato e se non viene rinnovato. E quindi butta a caso che la Juve arrivi a ridosso o comunque giochi anche dopo, no? Il 30 di giugno, con un allenatore col contratto scaduto, la devono risolvere molto prima la questione, molto prima. Iscrivetevi al canale e ci vediamo stasera. Ciao!